Allora, io sono Marco Scrum e signore e signori, benvenuti in una nuova puntata della bellissima Progetto Zone 2 in K-Mode. Nell'ultima puntata abbiamo finalmente realizzato la, mi intoppo qui, l'Automatic Crafting Table Direwolf 20 OGG Well Played, eccola qua, questa qui, che ci permette di mettere la resipe a mano un'ultima volta e poi salvarla, e lì se ci mettiamo gli oggetti, ehi che figata, esce in automatico, molto 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 comoda. Io ne ho fatta altre due, sacrificando una delle nostre dal crafting table. Qui ho messo la resipe per il Chaos Catalyst e qui invece me la sto tenendo buona, sta laggando il serverino. Serverino, aprimi questa Dark... Grazie, lei è molto gentile. Inoltre abbiamo fatto, ragazzotti, la transmutation table portatile, che ci permette di avere tutto quanto qui. Ma che bel castello, Marco Dirandello. Notate un colore più sbrilluccicoso della mia armatura, perché siamo stati un pochino in live, 3 ore di live sulla Project Zone. Abbiamo fatto, abbiamo incantato questa armatura con l'unica cosa utile, che è Thorns, che è cantata da Avril Lavigne, se non sbaglio. No, forse Thorns, vabbè, è una vecchia canzone di merda. E adesso è molto più sbrilluccicosa grazie all'effetto degli Enchant Vanilla, e guardate che figa, è davvero figa. Soltanto che l'elmo si illumina soltanto se non volo, vedete, è nero, diventa sbrilluccicoso, e se ci avviciniamo c'è il cosmo, ragazzi, meraviglioso. Andiamo a spiegarvi che cosa abbiamo fatto in queste 3 ore di live. Andiamo nel mondo flat. Abbiamo scoperto che i pannelli solari livello 11, ok, hanno un valore di MC, Solar Panel, eccoli qua, Solar Panel livello 11, poi c'è il 12 che si fa col Chaos Catalyst, che quindi non ha un valore di MC. Questo reattore qua, che è il massimo dei config, ragazzi, vi ricordo che il 64x64x64, che ho fatto una Tech Ambicraft 4, era una modifica dei config da parte mia, una cosa un po' rischiosa da fare, uno l'abbiamo fatta per fare gli sboroni. Ma questo qui invece è 48x32x32 o 32x48x32, ed è il max size da config normali, che credo ci abbiano un motivo per cui quelle config siano così, e quindi non voglio farlo più grande, che produce 20 milioni, una cosa del genere. Startiamolo un attimo, se non sbaglio arriva a 20 milioni, yes, 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 adesso lo spegniamo. Però in live abbiamo fatto questa incredibile distesa di Solar Panel livello 21, scusate 11, e come potete vedere questa ciccia è piena. Io adesso faccio così e la togliamo da UGATS, ok? Questo è il metodo più veloce, ragazzotti. Perché non me la bruci? Ah, perché ho la borsa piena di EMC, sorry. Allora la buttiamo qui dentro. Qui ho rifatto l'impiantino del Mangaloi, oppela, oppela, oppela. E andiamo a riprenderci quelle, le Vibrant, quelle vuote. Che cos'è questo? Vibrant Drill Body, non ci interessa. Andiamo a riprendere quelle vuote e una Wanda. Io purtroppo in quella puntata, nell'ultima puntata, ho bruciato la mia bag. Non so che cosa ci fosse dentro, penso di o rifare la roba in live oppure givarmela, perché comunque ce l'ho bruciata dentro, me lo dovrebbe ridare. Vabbè, non lo so, sinceramente, non credo che ci sia roba super preziosa, anche perché adesso abbiamo l'armatura di Gesù. E adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante. Facciamo così, 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 e così, va anche così, e basta, abbiamo finito i nostri blocchi, dovrebbe andare bene. Ha una capienza di 192 milioni di RF, che è poca roba, se devo essere molto sincero. Ok, andiamo a prendere una vrencina. Devo dire che avere questa cosa a portata di mano è uno spettacolo unico, unico, davvero bellissimo. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete, si sta buggando perché ci sono troppi cacchio di cavi qua. Oppela, perfetto. E qui vi metto semplicemente l'indicatore della capienza. Ok, siete pronti? Vedete questi? Questi sono milioni. 478 milioni! Perché non sono 478.150, sono 478.150K, ok? E adesso che si è svuotata tutta, questa qui è la produzione reale, cioè quanto riescono a trasferire. 119.000. Cioè, scusate, 119 milioni di RF, questa distesona di Solar Panel, va molto bene. Ma cosa più importante, sempre in live, ciao gallina, come stai?
sei morta. Minchia, quanto è volata via. Abbiamo iniziato a fare le live per completare le quest. Io, ragazzi, certe cose non ve le porto in video, come ad esempio i cacchio di questi della Botania, non li ho fatti, ma come potete, cioè non li faccio in video, li facciamo in live perché è più divertente con la gente che ci tiene compagnia. E abbiamo fatto al 100% queste due quest. Quindi in video faremo le cose esose e fighissime, e in live cercheremo di sturarci queste qui. Io non credo che nessuno di voi abbia voglia di vedermi fare questi crafting che ormai sono un pochino obsoleti. Stavo qui e ho notato che per fare il Chaos Catalyst, ecco qui perché ce l'ho qua, mi serve un blocco molto difficile da craftare, difficile, molto lungo da craftare, che non ha EMC, il wireless controller. Perché? Perché devo fare tutta sta roba, ma poi devo andare nel QND. Il QND non è automatizzabile in nessuna maniera, a meno che voi non siate programmatori e non possiate cambiare la mod. Quindi, ragazzi, l'ho animato e ha funzionato, però guardate qui, è finito il bedrock room, tre bedrock room si sono svuotati, abbiamo finito l'essence liquida, ed è tanta, cioè dentro un bedrock room ce n'è tanta. Il problema è che il server, cazzo, sta attivo tutto il giorno, e ovviamente, ecco qua, 137k di Awakened Draconium e tutto il resto si è consumato dall'altra parte. Probabilmente il mondo ha finito l'endemic pump di prendere la robetta. E quindi mi sono detto, vabbè, allora prima di iniziare il video vado a fare un altro, vado a spostare la pompa. E poi mi sono detto, ehi, ma siamo in K-Mod, siamo nella Project Zone 2, qui c'è roba interessante. Quindi, signore e signori, andiamo a fare la Creative Portable Tank. Esatto, possiamo fare la roba in creativa. Molti di voi me lo stanno dicendo da tantissimo tempo, io ho aspettato per non rovinare un po' il gameplay, perché certa roba io avrei potuto farla prima, tipo anche questa, però ho aspettato per non rovinare un po' il gameplay, perché qualche farm sarebbe stata carina farla. E invece adesso è giunto sì il momento, e quindi andiamo a vedere un pochino questo crafting meraviglioso. Oppela! Allora, Creative Portable Tank vuole tanto Ender Tank, tante Resonant Portable Tank, quindi dobbiamo fare questo circoletto. Io a questo punto questa cosa l'andrei a mettere in autocrafting, perché non ho davvero voglia di vederlo. Cioè, io non avrei voglia di vedere un tizio che si mette a fare 100.000 volte sta roba, e quindi avreste pure ragione. Partiamo con la prima. Perché mi odi, Minecraft? Perché mi odi? Devo automatizzarlo quello. Davvero devo automatizzarlo. Adesso non ne ho voglia, lo faremo in live probabilmente. Non me ne ero accorto, ma forse è cambiato. Ah, ecco perché io usavo le fluid tank della Mechanized invece delle portable, perché dovevo andare a usare le CBOK. Va bene, allora fluid tank ne prendiamo tantissimissime. Fluid tank, eccole qua, e ce le andiamo a buttare dentro subito, va? Quasi quasi. Ok, questo qui lo voglio assolutamente spostare in un posto, farlo raggiungere dalla nostra bene amata Applied con un link, e poterlo automatizzare, perché su certi versi l'Applied, ragazzi, è molto meglio, non dovrebbe droppare, non dovrebbe far cose strane. Quindi abbiamo detto un sacco di sbronzo, è importante lo sbronzo nella vita di un uomo. Io ho scritto sbronzo davvero. Bronzato, mettiamoci questo qui, anche se effettivamente forse sto esagerando, forse è meglio mettere più sbronzo, non ne ho idea. E fermi tutti, fermate il mondo, voglio scendere. Sì, va bene, abbiamo capito. Tank, grazie, sì, è molto più bronzo. Fermi tutti, ecco qua, andiamo a prendere le tank, quelle della Bullcraft. Ah, amata Bullcraft, soltanto un idiota odierebbe la Bullcraft, e io un po' la odio, quindi sono un po' idiota. No, non è vero, la Bullcraft è bellissima, però purtroppo è vecchia come concept, droppa gli oggetti oggigiorno. Minchia, quanto cacchio. Quanto vuoi? 8 milioni, vabbè, si sta scaldando effettivamente, adesso dovrebbe andare un pochino più veloce. Dai, va veloce, io non vedo più niente, voi vedete qualcosa? Non vedo assolutamente niente, i miei occhi stanno prendendo fuoco, mi sono anche incastrato. Dove sono? Ragazzi, credo di esservi perso. Ok, ritorniamo qui. Ritorniamo qui, troppi laser, anche se i laser sono belli. Ok, allora, laggiù ci dovrebbe essere la nostra amica, quindi andiamo a prendere un ender cestona, eccola qui. Facciamo così, buttiamo questa cosina dentro e... Oppela! Spero che
le proporzioni siano giuste e che ce ne faccia ciance ciance ciance, anche perché ragazzi dobbiamo farne non poche, ma proprio non poche. Quindi probabilmente andremo prima a fare l'autografting e poi aspetteremo di sistemarle. Opella. Ok. What attaccade, scusami, il mana infused non ce l'hai? What? Ne hai soltanto un ciccio ciccio? Ma sul serio? Ma sul serio? What? Perché? Ma che strano. Ok, ho risolto mettendone un bel po' dentro la nostra applied e abbiamo questa qui. La facciamo, la mettiamo qui, facciamo... E ancora una volta il mana infused con il signalum, il signalum... Ne ho 385k, quindi dovrebbero bastarci, ragazzi, dovrebbero bastarci. Sì, perché non me lo fai? Perché vuoi questa, giustamente? Sono un pirletto, vuoi pirletta? Ok, facciamo questa qui, abbiamo bisogno dell'Enderium, non dovrebbe essere un problema. E abbiamo le Resonant, più sopra delle Resonant, anche se è insentibile, più sopra abbiamo ovviamente quello che ci interessa. Quindi andiamo a buttarci questo, questo e questo. Perché? Perché mi fai questo serverino? Lo so che ti sto stressando, ma tu dovresti essere comprensivo con me, eh? Un pochino comprensivo. Quindi andiamo a fare le Resonant. Vediamo quante ce ne servono. Oh, hai visto? Me ne stavo a give a 64 senza volerlo. 2, 4, 6, 7, 14. Ma forse neanche serviva il cloudcrafting, eh? Vediamo un po'. Volevi Marcus Khan? Ok, siamo già a 8. Non fa niente. Intanto andiamoci a prendere delle Ender... Tankete, ne prendiamo 64 perché sono giusto così. Poi abbiamo bisogno sempre dei lingotti di... Ormai questa è una cosa abbastanza base, prendere, avere quei lingotti là. Penso di farla qui dentro. Yes, la faremo qui dentro. Mi teletrasporto a buffo de cazzo perché sono stupido. Neutronium Ingot e Infinity Ingot, eccola qua. Molto good, vieni qui. Facciamo così, tututu. E tututu. E poi tututu. E tururu. Oh, questa cosa, questo crafting sembra più che decente. Boh, adesso c'è l'intoppo, speriamo che non ci sia l'intoppo, ragazzotti. Opela, perfetto. Al centro vuole un bedrock cube drum e tutto qui il super... Che cos'è questo? Il super laminar? Ok. Ma questo è un silo stank dell'Erebus, never covered before. Quindi andiamo a farlo immediatamente. Che cosa ti manca per fare il ciccio? Dimmi che non vuoi questo legno proprio qui. Vuole... Oh, questa cosa è interessante. Bisogna andare nell'Erebus a cercare un tipo di legno. E cosa sta succedendo? Oh, cazzo, ho lasciato la farm di grilli accesa. Oh, cazzo. No, 6 FPS. No, Marcus, che cosa hai fatto della tua vita? No, ragazzi, ho lasciato la farm di grilli accesa. Ok, allora, dobbiamo essere pronti. Non ci voglio credere. Dobbiamo essere veloci un FPS solo. Ragazzi, state con me. Incrociate le dita perché è terribile quello che sta per succedere. Ok, riesco a prendere la roba. Adesso noi dobbiamo riuscire a teletrasportarci laggiù. Ma porca merda. Ok, dov'era Grilli? No, dove erano? Facciamo teleport qui, speriamo che sia questo. Ok, non è questo. Infatti qui non lagghiamo. Ho molta paura, ho paurissima perché cazzo succede un casino se non riesco più a... Cioè posso teletrasportarmi lontano, il problema è che qui continueranno, visto che è ciancata, No, ma dai, ma me lo sono scordato totalmente sta cosa. La farm di grilli l'abbiamo fatta per ottenere questi, gli elastic fiber. E non capisco perché si è fermata, evidentemente i grilli, le locuste si sono... impadronite dell'Erebus. Io adesso ho molta paura. Come facciamo? Forse l'ho salvata qui. Grilli, eccola. Signori, andiamoci. Ho paurissima.
Ti prego, Minecraft, non crashare. Non crashare. Ti prego, ti prego, ti prego, affidiamoci a Minecraft. E... Gersi. Pronto. Oh, cazzo. Cos'è successo? Sì? Ragazzi, non succede niente del genere. Cioè, niente di niente. Ci riprovo. Sento i grilli. Sento che sto cadendo nel vuoto. Oh shit. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Torniamo un attimo a casa. Ragazzi, sto sudando freddo. Sudando freddissimo. Perché non c'è niente? Dov'è il mio mondo? Oh, merda, che cazzo sta succedendo? Ragazzi, ecco il problema. Andiamo a scaricare un po' di lava qui. Scaricamela, ti prego. Oh, merda. Ti prego, buttami questa lava. Buttamela. Ah, non posso, sto qui. Mi devo spostare di un blocchino. Posso spostarmi? Vai, butta la lava. Sì. Sì, forse ce la facciamo. Ci sono 2755 entità, stanno tutte qui. Non capisco che cazzo sia successo. Ok, ne sta uccidendo un pochino. Adesso provo anch'io a tirare qualche cazzotto con gentilezza. Fortunatamente io non prendo danno, sennò sarei morto instant con tutte ste locuste. Si inizia a entrare. Oh mio Dio, quante sono? Quante sono? Quante cazzo sono? C'è un sacco di esperienza. Avevo messo un trash can, cavolo. Shit. Ok, ci sarà da aspettare un po' che la lava faccia il suo corso, ragazzi. Ma forse abbiamo salvato Minecraft. Ok. 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 Io non capisco che cosa cazzo sia successo. Presumibilmente... si radunavano tutti ad un angolo, credo, non lo so, e questo qui mi sa che ho cannato il raggio d'azione, effettivamente. Avrei dovuto mettere delle conveyor belt. Minchia cazzo, ragazzi, stava spaccando tutto, stava succedendo il finimondo. Madonna santissima. E meno male che è finita l'essence. Meno male che è finita l'essence. Sarei morto, cioè avremmo distrutto tutto. Ci sarebbe stato qui ed era ciancato questo chunk. Cioè, oh, la fregna di nonna pavera, la fregna. Ok, ok ragazzi, possiamo tornare. Oh, d'accordo. Vanish plant. Oh cazzo, è un ma daccio, c'ha un valore di MC. Ma dai, vanish. Ma c'ho, no, aspetta, come si scrive? Varnish. Varnish, eccolo qui, fantastico, fantasticissimo. Che culo, anche perché culo non essermi accorto prima. Questo qui, vaffanculo. Quindi intanto si sdroppola. Mi hanno detto è perché uso la Nei e sono molto triste di tutto questo, ma va bene lo stesso. Oppela, quindi, no, vuole anche questo. Oh, posso farlo? No, dai, te dove ti trovo? Ma dai, minchia. Allora ci devo andare per forza nell'Erebus. Voglio un po' morire. Voglio un po' morire, va bene. Allora andiamo di nuovo nell'Erebus per andare a prendere sto Petrify Wood. Perché non volo più? Ah, ecco. Ok, ho trovato una vena di Petrify e lo sto raccogliendo con il nostro amico PKX, che ha Venminer. No, scusate, che è Venminer? Come si chiama? Silky, sorry guys. Sorry, sto valvolando dopo questa brutta esperienza. Ho temuto molto perché sono detto, ma che cazzo, adesso che sto andando a ruota con questo pack mi trovo questo brutto imprevisto. E niente, mi sono cagato. Petri, fai, eccolo qua. Visto che non ho idea di quanto ce ne potrebbe servire, io direi di mettere il nostro amico qui. Avevo provato a metterlo con Lord Direct, ma il nome qui per me, i programmatori sono un mistero misterioso, ragazzi. Ehi, ecco fatto, bravo. Adesso hai questo filtro, starta 39, ce li prende così, non sono felicissimo, ma vabbè, non hai corrente, giustamente, povero ciccio. Vai Lello, ok, ce l'abbiamo, quanti ne vogliamo? Soltanto una in realtà, chest, no,
Erano due. Creative Portable Tank, eccola qua. Erano due, una sopra, una sotto. Non ci sbagliamo, quindi dobbiamo fare prima queste. Sì, 8. Ce ne servono. Mi sa ce ne servono di più. No, 44. Ci fa questi, perfetto. Oppela, buttaceli dentro, bastardo maledetto. E adesso possiamo fare l'altra cestolina. Ma ovviamente questo coso si bugga. Che palle. Questo coso è maledetto da Gesù. Gesù mi odia. Ah, se sentite un rumore è il mio condizionatore che ha deciso, che io accendo soltanto quando sto in pausa microfono, che ha deciso di non spegnersi, rimane lì. Quindi mi dispiace, ma fino a quando non decide lui di spegnersi, perché è un'entità a sé, noi non potremo fare niente, dobbiamo subire la sua volontà. Ne abbiamo due di ceste, mi sono rincoglionito. Ceste, no, ne abbiamo soltanto Only One Kenobi. Mi sono totalmente rincoglionito. Oh, si è spento. Sono totalmente rincoglionito. Non abbiamo altro di questo. Ma sarò stronzo. Vediamo un po' se la fortuna ci assiste. Ci assiste. Tassista. Taxi driver. Quattro pezzi. Incrociamo le ditona. Oh yes. Ci ha assistito. Ma incredibile. È la prima volta. È proprio la prima volta. Ok, due silo tank ce le abbiamo. Poi andiamo a prendere le super laminar. Eccole qua. Fluiduct. E andiamo di qua. E mentre andiamo di qua, oppela, possiamo chiedere a Ciccio Ciccio di fare le resonant tank. Ce ne servivano 14, se non sbaglio. Ce ne abbiamo. Lipton Ice Tea, signori. Fenomenale. Adesso sta facendo il backup. No, forse l'ha fatto. L'ha fatto, ma che bravo, ma che bravo. Quindi credo che vadano così. E invece no, devono andare così. Poi abbiamo le resonant tutto intorno. Eccole qua. Ed eccole qua. Perfetto, perfettissimo. Il bedrockium che mi ero scordato. Eccolo qua, bel valore di EMC, 28 milioni di EMC, niente male per un bedrockium. E a me fluid storage non li ho mai fatti, sono molto triste, molto triste. Vabbè, facciamo così, 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 così e basta, se non sbaglio. Qui al centro no. Oppela. E adesso andiamo a fare la parte che tra l'altro mi interessava fare, perché io volevo fare questi qua. Oh porca paletta, ma sta succedendo troppo spesso, ragazzi. Ma qual è il suo problema? Perché un tizio fa una mod che non funziona? Cioè, era bellissima l'idea, io ero fomentatissimo all'idea che ci fosse questo, e tu non me lo fai. Allora, quattro di questi, perfetto. Poi, ma questi ce li ho in autocraft. No, aspetta, quelli lì hanno proprio un valore di EMC, se non sbaglio. Sì, 4096K. Però per quanto riguarda i fluidi, ce ne prendiamo 64, perché era meglio, sarebbe meglio abbondare e non deficere, diceva Mario. E poi abbiamo bisogno di questi. Uno, due, non ci credo. Non ci posso credere. È stato facile. Cioè, a parte l'imprevisto delle locuste che vogliono mangiare il mondo, grazie a Gesù che ci mandi le locuste, è stato abbastanza facile. In realtà è Dio che manda le locuste, però va bene. Quindi facciamo così, così, facciamo così, così, e facciamo così e così. E manca qualcosa! Che sorpresa! Cosa cazzo? No, dai, ma posso essere così rincoglionito? Vanno al contrario. Signori, vanno al contrario. Era soltanto questo il problema. E beh, ma non è neanche questo il problema. Voglio morire! Voglio morire! Allora, scusate, Super Laminar Fluiduct. Super Laminar Fluiduct. Ok, va bene. C'è il Bedrockium Drum. E c'è i due ebbe i fluidi. Il 4090. Ma scusi, Resonant Portable Tank. Ma qual è il problema? Perché mi odi? Perché? Ah. È stato facile, diceva Marcus Crohn. È stato facilissimo. Peccato che vuole 4. Ne vuoi 4. Ma tu stai fuori con l'accuso. 4 sono 3. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono 8 per 4, 32. Chaos Catalyst. E poi vuoi il Palladium Crystal, la buffo di cazzo poi tra l'altro.
OMG. OMG. Regà, lo facciamo. Vaffanculo, lo facciamo. Ci penso io. Quando è finito in timelapse è passata una notte ed un giorno. Avete visto il vostro Marcus Cron prodigarsi per riuscire ad ottenere tutto quello che gli serve, perché quando si mette in testa una cosa, ehi cazzo, non può portare una puntata di merda ai propri iscritti, deve farla. E quindi mi sono messo a fare tutto il timelapse, ero qui bello felice, mi sono messo a fare questi qui, gli Infinity Catalyst, li ho messi qui, ok? Ma mi sono usciti soltanto 12, anzi 11 Chaos Catalyst. Perché? Perché mi ero totalmente scordato degli Advanced PCB. Gli Advanced PCB sono, cazzo, roba della Pneumaticraft. Roba della Pneumaticraft che non si ottiene semplicemente, non ho dormito, quindi perdonatemi se davvero parlo così, ma prima devi mettere, fare questo, che devi fare questo pure, ve lo ricordate, l'abbiamo fatto tantissimo tempo fa, lo devi mettere nel liquido per 5 minuti, e questo qui lo ottieni mettendo questi dentro la pressure chamber. E io, ragazzi, non volevo aspettare 5 minuti per ognuno di quelli che ci serve, perché ce ne serve un fracco incredibile. E che cosa ho fatto? Beh, ho studiato la Pneumaticraft, signori, ho imparato più o meno come cacchio funziona, malgrado io la odi profondamente, ed ecco qui il nostro sistema. Ta-da! Allora, questi sono la svolta.
Questi sono la svolta megagalattica perché sono dei cosi che vanno ad RF, non vanno a Coal, quindi questi cosi producono pressione, d'accordo? Ho messo qui il gauge e la valvolina in modo che se supera fa un tick di redstone e qui sfiata. E inizialmente ho fatto la pressure chamber di 3x3x3, quindi il quadratone classico. Ci ho fatto questi, no, non ci stanno più perché già sono finiti, adesso vi spiego. Li ho fatti col metodo di 5 minuti e poi ho ottenuto tutti questi. Perché? Perché questi qui, con questo assembly che si ottiene dall'Amadron, quindi dal drone volante, ci permette di farli in maniera molto più veloce. Vi faccio vedere un pochino. Printed CBCCC, sono questi qui se non sbaglio. Allora, io gli dico di craftarne 100. E Ciccio manda qui dentro, mi tolgo questa, manda qui dentro il materiale, vedete lo fa cascare, questa qui è l'interface, ci stanno qui le cosine, l'open crate le butta qui sotto, vanno qui dentro, questo Ciccio li acchiappa, vedete che finiscono qua dentro, guardate le manine, che bello, questa cosa è davvero carina, un po' tediosa da fare, ma davvero simpatica. Questo qui, il laser ha finito, il braccetto lo prende. Oppela, lo mette qui dentro e lo rimanda nell'applet, perfetto. E così ricomincia. Ponzi, ponzi, po. Adesso annulliamo il crafting, altrimenti ce ne fa troppissime. Poi ho il crafting per farle trasformare in CBQ. Queste qui unassembled. Quindi, scusatemi, queste qui sono le unassembled. Per farle trasformare non in queste, ma in queste qui, anche i transistor e i capacitor si fanno qui dentro. E quindi ho messo la resipe per praticità nostra, ma mi sono messo qui a buttare stack su stack. Devo dire che una volta capito l'andazzo si può fare tranquillamente, non ci sono esplosioni, sono sicuro che sto toccando qualcosa, tipo non ho capito qui bene come funziona il fatto che aumenti la temperatura. Credo che aumentando la temperatura diminuisca l'efficienza, ma non me ne pippa niente perché comunque sto a 5 bar e io voglio che stia tutto a 5 bar. Questo programma per funzionare vuole dai 3,5 ai 5, quindi ci siamo. E quindi ragazzotti, io adesso posso finalmente fare questo. Oh yes, fucking yes. E si craftano in automatico qui dentro, signore e signori, guardate. Oppela. Oppela, fantastico. E questo item collector colleziona soltanto questi oggetti, ovvero il capacitor, il transistor e l'advanced PCB, chip e chop, che è praticamente un circuito stampato della bellissima Antonio Calabro. Sono dovuto, perché mi servivano dei blocchi, riandare nel posto dell'essence e mettere un'altra pompa, però questa cosa l'abbiamo fatta off camera. Minchia quanto cazzo mi è costato, ho dovuto fare un sacco di rune, ho dovuto aumentare la produzione di Magalloy qua, Mangaloy cloning, perché altrimenti non potevo, cioè le Draconic vogliono tantissimo, prendiamo una Draconic, una Awakened Draconium vuole 64 di glowing Mangaloy, quindi è davvero un botto incredibile, ma signori, ce la stiamo facendo, ci abbiamo tutto ed è incredibile, ed è davvero incredibile. Sono contentissimo di passare tanto tempo off camera per darvi un bel contenutone importante. E infatti, non dobbiamo fare altro che aspettare i nostri advanced. Guardate, già ce ne abbiamo 8. Pimmata, pimmata, pimmata. E eccole qua, le Chaos Calyst, fantastico. Mentre aspettiamo che Ciccio si fa, andiamo di qua perché proprio di qua, minchia che laghino, ok, ho rifatto il sistemino che avevamo fatto già precedentemente della Mechanism quando ci servivano questi. Ve li ricordate gli Osium Crystal? Ci servivano per fare il primo controller quando ancora non avevamo la Project Ozone. La Project Ozone, raga, scusate, è che non ho dormito davvero. Ho passato tutta la notte a fare off camera. Non la Project Ozone, l'equivalente Exchange. I'm so sorry. E questo sistemino, ve lo spiego subito: è Electrolytic Separator che con l'acqua produce idrogeno e ossigeno. L'ossigeno insieme a il sulfur dust che diventa liquid sulfur, eccolo qua, finisce qui dentro e ci produce il sulfur trioxide. Il sulfur trioxide insieme al vapore che viene fatto a un rotary condensator, quindi dall'acqua al rotary condensator dal vapore, ci produce, oppela,
il Sulfuric Acid, che come potete vedere si sta accumulando dentro questa Ultimate Gas. Qui la Dissolution Chamber aspetta soltanto che noi ci mettiamo il contenuto magico, e io qui stavo facendo svuotare i vecchi macchinari perché prima c'era dentro il l'osbium, e quindi ecco, niente, adesso è svuotato. Che cosa ci serve per fare quello che vogliamo fare, ovvero il Chaos a Ingot, o Ingot che dir si voglia? Ci serve il Palladium Crystal, che è appunto tutto questo procedimento con il Jupiter Palladium Ore. E io di Jupiter Palladium Ore, non so perché, ne ho una fracca incredibile. Non lo so perché, forse su Giove mettevo ancora il Builder e quindi ne ha presi tantissimissimi. Non me ne capacito, boh, vabbè, andiamo a vedere, signori, guardate qua. Questo è il metodo di moltiplicazione superiore a 2 della Mega Knife. Il Palladium Slurry, eccolo qui, qui che cacchio c'è qua dentro, boh. Togliamo questa roba qua, spuzza via, e ci rimettiamo questa. Ok, eccolo qui, diventa nel Chemical Washer, quindi si sciacqua con l'acqua, diventa quello pulito. E però dovrei riuscire a, dovrei togliere questo, perché non si toglie, pronto, pronto. Lo stronzissimo non si toglie perché non mi sono accorto e qui dentro ci sono 127 unità di liquido del vecchio Clean. Eccolo qui, sì, cazzo sì, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, stiamo farmando. È lentino a farmare, devo essere molto sincero, è lentissimissimo a farmarlo, cazzo. Dobbiamo dargli una sveltita, dobbiamo dargli una sveltita, andiamo a prendere qualche altro upgrade. Stiamo farmando uno dei materiali del Chaos Ingot, e quindi, papà mia, non so se farvelo, non so se ve lo faccio, non so se fare la spada del cosmo ad aspettare, forse mi sa che le dedico un'altra puntata. Qui tra l'altro il Chaos Ingot è proprio l'ultimo materiale, e poi c'è, signore e signori, la Creative Energy Cell, che però ha un altro botto di crafting, quindi vedremo successivamente. Mamma mao, che stavo dicendo? Giusto, prendiamo degli upgrade, eccoli qua. Allora andiamo speed ed energy, speed di nuovo ed energy, e ce li mettiamo qua dentro perché voglio che vada più veloce, molto più veloce. Nel frammento vediamo un pochino se ha fatto i nostri 50 advanced, sta a 20. Un po' lentino, però è comprensibile perché deve mandare la robetta là dentro. Quindi abbiamo messo questi qui dentro, a questo punto io metterei anche qui dentro, oppela, e andiamo a metterci un po' di energia, perché se no ciccio non gnava, 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 rega, gnava, gnava. Ma qui dentro speed ed energy già ci stanno, quindi probabilmente lo devo mettere qui, esatto. Quindi qui ci stiamo mettendo anche energy in modo che compensa il dispendio di energia dello speed, mentre qui lo stiamo facendo andare un pochino più veloce. E tutto questo con soltanto uno stack? Wow! Ed effettivamente non mi ricordo se questo qui è il metodo di triplicazione o quadriplicazione o quintuplicazione. Adesso lo vediamo subito, perché da uno stack secondo me è duplicazione. Poi questa roba normalmente andrebbe messa nell'injection chamber, e poi qui dentro, e poi qui dentro. No, adesso lo vediamo, adesso lo scopriamo insieme. Non credo che ci, cioè, non so quanti ce ne servono. Ce ne servono 2, 4. Scusate, non so contare. 2, 4, 6, 7, 7, 7, 14, 3, 3, 6, 20 per ogni lingotto. Ce ne servono 4, quindi ci servono 80. Ragazzi, già ce li abbiamo. Già ce li abbiamo. È una figata. Questo pack è una fottuta figata. Se penso che questo impianto io l'ho dovuto fare per queste cose, queste qui, l'Osmium Crystal, che mi serviva per ottenere l'MA controller e quindi sbloccare l'Applied, e adesso che ho questa, la Transmutation, io faccio così e prendo tutti i controller che voglio. È una figata questo pacchetto, forse è il miglior pacchetto di Minecraft moddato tecnico, forse è uno spettacolo, non c'è un cacchio da fare. Allora qui c'è il nostro ho finito le dire, no, che palle. Dire crafting table, ne facciamo una subito, vai. Crystal Matrix, che poi perché continuo a prendere la roba da qua dentro non lo so onestamente. Che quanti ne vuoi? Ah, vuoi soltanto i lingottini? I lingottini vuoi? E allora ti prendo questo Draconic Awakened, ne vuole 4. Oppela, prendiamo, aspettiamo che le faccia, op e op. Andiamo a prendere dei controller,
che bello, ce l'avevo 64 in mano e adesso ho deciso di non averli più. E infine una double compressed cobbles, crafting table double compressed, eccole qua, ne avevo fatte tantissime proprio perché queste dire mi servivano. Certo che adesso che oggettivamente abbiamo la farm di Awakened, forse sarebbe pure il caso che il vostro Marcus Crona nazionale si metta a farne di più di queste. Vediamo un po' quanto manga l'ho io, manga 21k, ma sentite, ma facciamocene Draconic, facciamocene almeno un'altra piccolina in Canada. Non so che cosa è successo, secondo me che cosa è successo? Minecraft ci sta lasciando? No, ci ha avuto un momento di una defiance. Oppela, perfetto. Guys, abbiamo un'altra, anzi altre due, adesso arriva la seconda, Dire Crafting Table, dove in questo caso andiamo a fare il Causangot. Non mi serve farla automatica, perché oggettivamente non credo che ricapiterà l'occasione. La mettiamo qui, oppela, ragazzi, mamma mia, caos. Mamma mia. Allora, Infinity tutto intorno che ci aiuta. Infinity tutto qui. Di Infinity, attenzione, perché io ne voglio. Quanti abbiamo detto di questi lingotti? 4. Infinity, ce ne serve un po' di più. Oppela, andiamo a prenderlo. 2. 3. Qui ho sbagliato, stronzo, Marcus Crona strozzissimo. E, signore e signori, 4. Ma quanto è figo questo pack! Cioè, ogni volta che ci pensa è proprio figo. Certo, dal punto di vista YouTube è un po' un dito nel culo, ve lo dico sinceramente, perché, cazzo, ci vuole davvero tanta pazienza per tirar fuori una cosa del genere. Non so perché sta succedendo quello che sta succedendo, ma va bene lo stesso. Qui sono 4 e qui... Oppela, perfetto, ok. Cazzo, sono emozionatissimo, tanto emozionato che mi sono dimenticato che servono altri, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 per 4, 7, 14, 21, 28 di caos. Il problema è che 28... Oh shit! Allora, dobbiamo distruggere un'altra Chaos Shard e ci servono delle Blue Gem. Allora, per quanto riguarda le Blue Gem non c'è problema perché facciamo così. Non so se l'avete capito bene dal timelapse, ma come mi ha scritto un mio iscrittozzo in una live, l'attributo Cosmic che leggete qui mi permette di distruggere le Chaos Shard senza uccidere il Chaos Guardian, che è una cosa fighissima se ci pensate, perché è proprio scalare questo pack, spettacolare. Blue Gem, eccole qua, le buttiamo come al solito qui dentro. Questa qui è un po' la nostra riserva aurea e direi di usare i nostri amici blocchi, ecco qua. Oppela, spero che non si impalli, ma non dovrebbe essere più un problema questo. Andiamo un pochettino nell'end. Io ho usato il metodo un po' stronzo, lo ammetto, però oggettivamente ho la charm... Oh, mi suona la sveglia, sveglia di Marcus Crona. Avrei potuto usare la charm di dislocator, l'ho fatto così in modo che abbiate potuto vederlo. Quindi si chiama Chaos 4 e questa volta andiamo a 20.000. Giusto? No, questo è 200.000 Marcus Cron, 20.000 0 e mettiamo un 120 di altezza. Chaos 4 ci mette un pochettino a rendersi conto di dove siamo, perché la distanza è oggettivamente abissale, 20.000 blocchi, quindi adesso ci metterà un pochino a caricare. Eccolo qua, c'è il Chaos Guardian che ci guarda, ma noi ce ne pippiamo il cacchio, facciamo così. Buongiorno, andiamo a cercare dove sta il buco. Erbugo, dove cacchio? Il centro dovrebbe essere qui. Aha, eccolo qua. E come potete vedere, aspettate che sono piano, c'ho paura che poi mi perdi i pezzi. Facciamo così. Chaos Guardian, mi dai un secondo? No, spegni la luce, non far esplodere le cose per favore, che qui è un momento importante. Ecco qua. Ta-da! Ce l'abbiamo, signori, ce le abbiamo, torniamo a casetta subitissimamente.
Madonna santa, madonna, madonna, che cosa assurda poter fare una cosa del genere. Quindi, abbiamo detto Chaos Shard, ma io vi devo ricordare che ho due di queste, importanti, e andiamo a farne 28. Bam, ci abbiamo tutto. Oh mio Dio, sì. Oh mio Dio. Che cazzo di figata. Ma che figata è? Ma che figata che è? Sono molto soddisfatto, sono soddisfatto di voi. Quindi lasciate un bel mi piacione per il vostro Arcus Crown Farmone. Advanced CQB, eccole qua, sono arrivate, le buttiamo qui dentro e ci mettiamo a farmare quelle, le ultime rimanenti. Quindi manca soltanto il Chaos Core o qualcosa del genere. Ci siamo quasi ragazzotti, manca davvero davvero poco. Oh, pela, signori, ce li dovremo aver tutti. Che goduria, ma che goduria. Speriamo di non aver fatto male i calcoli, perché io ne ho 32 e 28 precisissime. Vediamo un pochino. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, no, 5, 6, 7 e 8. Quindi se io le spalmo dovrebbero essere 4 per tutte. Perfetto. E 4... Aspettate, proviamo a spalmarle. C'è qualcosa che non va? Prova con couscous, signori. Oh mio Dio, 4 Chaos Ingot. 4 precisi per fare la nostra tanica infinita che non funziona perché non è contento. Cioè, dopo che mi sono fatto un bucio di culo di quanto una capanna, non sei contento? Ah, no, aspetta. What? Ah, ok, ragazzi, ho flashato male. Ho flashato male che questo era l'unico crafting. Stavo impazzendo. E invece, eccoli, gli altri. Oddio, santissimo, guardate quanti ne servono per fare la Cosmic. Vabbè. Perché non funzioni? Qual è il tuo problema? No, non ci va. Sei un pezzo di merda. Sei un pezzo di merda, sta anche qui. No, dai, sta anche qui in mezzo. Ma dai! Ok, non è un problema, ragazzotti. Non vi preoccupate. Devo fare soltanto le Cosmic Bit. Oh, ma poi. Vabbè, adesso c'ho le farme di tutto. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Marcus Cron. Adesso c'ho le farme di tutto. Quindi qui posso farne altre. Me ne servono due, quindi 14. Tranquillamente, stiamo calmi. Siamo calmissimi. Facciamo altre 14 di queste. Molto bene. Non me ne servono soltanto 14. Perché me ne servono 8 e 8, 16 più 14. Quindi me ne servono 40. Dimmi che me le fai. Porca puttana! Ok, vado e torno. Ok, ragazzotti, ho ucciso altri. Cioè, non ho ucciso, scusatemi, ho rotto altre due Chaos Shard. E adesso sta facendo missimissimissimi. Oh, ho finito! Mi sta facendo i Chaos. Dove sei? Mortacci tua, eccoli qua, signori, ce li abbiamo. Importante, ho rifatto questo. Importante non sbagliarci perché li ho fatti precisi. Quindi dobbiamo mettere 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Ci dovrebbe rimanere. Ci doveva rimanere 8, 16, 24. What? Ho sbagliato completamente i calcoli. Scusate, eh. Scusate, mi sono rincoglionito tutto a tratto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16. No, ho sbagliato di 3, di 10, ma che stronzo. Vabbè, li mettiamo qui dentro e dovrebbe darci tranquillamente, senza nessun problema. Guardate che bello, come scala tutto bello ordinato. 16, bellissime. Chaos Catalyst, le mettiamo qui. Abbiamo sbagliato, ma abbiamo rimediato, ragazzi. Però ci faccio così, non funziona. Mio Dio. L'emozione è tantissima. È tantissima. Bam! Due. Ce l'abbiamo. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Sì! Sì, cazzo! Sì! La Creative Portable Tank. È la prima volta che io, Marcus Cron, crafto qualcosa in creativa. Perché ci stavano degli altri pacchetti. Io non l'ho mai fatti perché pensavo non fossero youtubici. Cazzo, la Project Zone invece è uno spettacolo. E io adesso. Mi vengono in mente infinite possibilità, non pensiamo soltanto all'essence. Se posso, cioè, se posso svamparla, cioè, sarebbe la cosa più figa del mondo, ma non credo. Io ci provo soltanto per non leggervi nei commenti. E no, vedi, non funziona, non funziona, perfetto. Ok, siamo felici di questo.
Non si può rompere? What the fuck? Forse funziona come le altre cose, quindi devo. Se rimane lì fermo immobile, forse mi rode il culo. Ok, no, funziona. Qual è la caratteristica di questa cosa, di questa robetta? È che ti dà liquido infinito, qualsiasi liquido tu ci metta. Ed è una figata. E possiamo farmare EMC in una maniera spropositata. Noi adesso facciamo le singularity con gli Emerald, però gli Emerald non arrivano così velocemente, ok? A parte che qui sei intoppato perché. Oppela! Dove sei? Ecco qua. Dai, ti lascio andare. Mi dispiace, devo andare. Così ne fa altre. Che stavo dicendo? Sono pochi gli Emerald. Certo, potrei mettervi a fare la farm di Emerald, ma a questo punto io stavo pensando di prendere direttamente, scusatemi, di andare nel mondo del Bedrockium. Dove sta il mondo del Bedrockium? Oh, va a trovare. Liquid Bedrockium, eccolo qua. E possiamo metterci dentro qualsiasi fottuto liquido e lo otterremo. Apriamo casa. Ah, mi l'ha fatto tutto. Vado verso l'alto un attimo. Vieni qui, vieni qui. Pronto, sì. E non dovremo più spostare nessuna pompa. Non dovremo più andare a tenere un'altra dimensione accesa. Non dovremo tenere niente di tutto questo. Perché? Che cazzo è successo? Oh mio Dio. Pond the ground. What the fuck? Che quest mi hai dato secondo te? Oh, eccoci qua. Perché? Questa qua è. Questa tank, scusatemi. Sarà infinita. Infinita. Prendiamo un bel bicchierozzo. Facciamo così. Signori. Da qui esce infinito Bedrockium. Oh my god. Non ho idea di quanto fluido esca, quanto velocemente esca, ma sono davvero curioso di scoprirlo. Quindi facciamo così. Togliamo la pompa. Togliamo questo. Togliamo un po' tutte queste cose. Via tu, via tu, via tu. E non so se usare questi o gli autocaster potenziati. Per ora usiamo soltanto questi. Soltanto per guardare, perché ragazzi dovete concedermelo. Sono davvero davvero stanco dopo tutta questa puntata. È stata una figata, è stata una figatissima, ma ci vuole un po' di riposo. C'ho anche 10 Chaotic Core. Sono contento che mi sono avanzate, così ci facciamo la prossima puntata. Quindi andiamo a prendere i Luminar. Dove sono i miei Luminar? Super Luminar. Eccolo qua. Vedi, se gli dici che sono super, loro sono contenti. Prendiamo dei servo, anche se i servo, si fa facile a disservo. Non lo so, voglio vedere come funziona. Ok, normalmente una tank normale tu fai così. Oh. Non è velocissimo, ma sembra. Secondo me dipende da questo qui, da questo cast qua, la velocità. E quindi se usassi l'autocaster? Devo dire che è un bello spettacolo. Sono soltanto 8, però è un cacchio di bello spettacolo. Guardate qua come arrivano belli cicciottosi. Immaginate una cosa del genere, soltanto che espansa all'ennesima potenza fino all'orizzonte. È EMC per sempre. Per sempre. Guardate come arrivano numerosi. È davvero una grossa, grossa figata. Avrei preferito che l'autocaster fosse più veloce nel momento in cui ha aumentato. Però probabilmente il creatore del pack si è dimenticato di boostare questo qui, visto che ha boostato tutto il resto della thermal. Quindi boosta pure questo, no? Strunz. Un'altra cosa che possiamo fare. E però devo cercare di non romperlo, sto coso. Eccoci qua. Vediamo un po'. Ok, adesso scende. Beh, sembra quasi istantaneo, ragazzi. Non ho idea. Dovrò andare a leggere. Forse la prossima puntata saprò dirvi di più. Ma sembra istantaneo. Sembra che rilasci una quantità di liquido incredibile. Un'altra cosa che vorrei andare a fare è un piccolo goal personale. Perché voi mi dite sempre: no, sta attento che rimani senza esperienza. E beh, è giunto il momento di confutare totalmente. A parte che qui dentro io ho 3200 livelli, quindi ok, va bene. Ma
Adesso, dove è finita la mia tank? Oddio, che paura, ragazzi. Che fottuta paura. Ok, guardate un po'. Ha preso direttamente lei, bravissima. Facciamo così. E vediamo un po'. Aspettate, me li prendo tutti. Me li prendo tutti. Oddio, è il massimo? Cioè, no, allora è un numero, ragazzi, il 3344esimo livello di Minecraft è un numero di esperienza esponenziale, è incredibile, è atomica, come cazzo è possibile? Wow! Ragazzotti, mi dispiace però, è giunto il momento di salutarci, io continuerei così ad oltranza a provare tutte le cosine, ma devo per forza andarmi a riposare, quindi lasciate un pollice in su per supportare il vostro Marcus Grana Nazionale, noi ci vediamo alla prossima puntata da Project Stone 2, spero che questo bucio di culo vi sia piaciuto, perché, ehi, è una figata pazzesca! Bella, raga, ciao! No, forse è più veloce così.